Gennari, bella la profondità, Colombo, la conclusione di Colombo, 1-0, Castello in primo vantaggio, secondo minuto di gioco. Carrelli scende a destra, mette pallone al centro, bello, bello, 2-2, la doppia Colombo, grande cross alla sinistra di Lucarelli e colpo di testa di Colombo, sono 2. Scende, palla al centro, Colombo, Colombo, sale! 3-0 per la Castellette, 23esima. Siamo con il grande protagonista della partita, la tripletta oggi, vabbè. Alessandro Colombo, ciao Alessandro. Ciao, ciao. Credo che questa sia un po' la giornata che tutti gli attaccanti sognano, cosa dici? Beh, penso proprio di sì, non si può chiedere di più, aver fatto 3 gol di sicuro appaga i sacrifici e tutto quello che c'è dietro, insomma. Ecco Alessandro, come hai visto la partita? Perché è stata una partita a doppio volto, un primo tempo stupendo, un inizio di secondo tempo terrificante. Esatto, sicuramente il primo tempo abbiamo fatto un calcio, al di là dei 3 gol, comunque un calcio molto buono, abbiamo creato occasioni, siamo riusciti a passare in vantaggio di 3 gol, sicuramente la partita l'abbiamo condotta in lungo e largo il primo tempo. Il secondo, sicuramente come dici tu, all'inizio abbiamo sofferto la loro reazione, la loro voglia di cercare di ribaltare la partita, di arrivare ai gol, e sicuramente abbiamo un po' sofferto la loro reazione, sicuramente c'è un attimino da lavorare in più in quello. Perfetto, ringraziamo Alessandro Colombo, arrivederci. Grazie, ciao. Ciao. La tripletta di Alessandro merita l'ouverture della Domenica Neroverde. Seguiranno a breve anche le immagini della partita e le interviste ad alcuni dei protagonisti.